Buongiorno a tutti e ben ritrovati con una nuova pillola di diritto penale. Bene, la scorsa pillola affrontando i rischi penali legati al bonus 110 e alle mendaci certificazioni avevamo approfondito i reati di falso previsti dal codice penale. Ma chi di voi ha buona memoria si ricorderà bene che ci eravamo lasciati con un altro quesito da dirimere. Infatti, considerato che la predisposizione di una falsa asseverazione è funzionale all'ottenimento della detrazione d'imposta, ci siamo chiesti quale reato può essere ascritto a chi ottiene la detrazione o chi utilizzi il credito d'imposta pur avendo consapevolezza della sua infondatezza? Perché ci troviamo in materia penale tributaria troveranno applicazioni le disposizioni di cui al decreto legislativo 74/2000. Ma veniamo al primo reato. Il primo delitto che dobbiamo considerare è la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 74/2000. Ed ecco che il mio amato codice penale, nonché le leggi complementari in esso contenute, verranno in nostro soccorso anche oggi. Leggiamo la norma, infatti, cosa dice? Dice che è punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni esistenti, indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte elementi passivi fittizi. Ma attenzione, perché tale norma troverà applicazione non soltanto laddove la condotta fraudolenta abbia oggetto opere mai realizzate o compiute solo in parte, ma anche per lavori sovraffatturati. Infatti, l'articolo 1, sempre del decreto legislativo, definisce come inesistenti non solo quell'operazione che non sia mai stata posta in essere nella realtà, ma anche quella sovraffatturata, mediante l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in maniera superiore a quella reale. Bene, specularmente la ditta che esegue i lavori risponderà del reato 8, ovvero emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Anche in questo caso, leggo a voi la norma, è punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reato che, badate bene, permane anche se il credito viene ceduto. E questo perché? Perché sempre le definizioni di cui all'articolo 1 cosa dicono? Precisano che il fine di evadere le imposte e il fine di consentire a terzi l'evasione devono intendersi comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un esistente credito d'imposta. E abbiamo già due reati molto gravi. Ma consideriamo un'altra ipotesi. Pensiamo all'ipotesi in cui vi sia stata realizzazione effettiva dei lavori, con corrispondente emissione di fattura, ma si sia registrata falsità in ordine alla corrispondenza tecnica o normativa rispetto ai requisiti per l'accesso alla detrazione fiscale. Ecco che in questo caso assumerà rilievo un altro reato, l'articolo 3, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, che punisce con la pena da 3 a 8 anni di reclusione, la dichiarazione fraudolenta di chi si avvalga dei documenti falsi di altri mezzi fraudolenti, idoneo ad ostacolare l'accertamento e indurre in errore l'amministrazione finanziaria mediante altri artifici. Tuttavia attenzione, perché in questo caso, a differenza dei precedenti, in cui punibilità, affinché vi sia la rilevanza penale, deve essere superata una soglia, ovvero 30.000 euro per quanto riguarda le imposte evasa, mentre l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta dovrà superare il 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque essere superiore a 30.000 euro. Sempre legato al superamento di una soglia di punibilità, l'ultimo reato che andremo ad analizzare oggi, ovvero l'indebita compensazione, che riguarderà tutte le ipotesi nelle quali il contribuente, sia esso il fornitore dell'opera mediante sconto in fattura o anche un soggetto terzo rispetto alle opere, estraneo alle stesse, che però consapevole dell'assenza dei requisiti per accedere al beneficio e quindi anche delle azioni fraudolenti che abbiamo visto poco fa, sia divenuto titolare del credito d'imposta
e ne abbia fatto uso ai fini dell'incalcolo, ai fini del calcolo dell'imposta netta. Beh, in questo caso sarà applicabile un'altra norma del decreto legislativo, ovvero l'articolo 10-quater, che al comma 2, ve lo leggo, punisce con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni proprio chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti. Quale soglia di punibilità? L'importo annuo dei suddetti crediti deve essere superiore a 50.000 euro. Bene. Abbiamo analizzato 4 reati tributari legati al bonus 110. Che altro aggiungere? Fare molta, molta, molta attenzione. E parlarne insieme e conoscere la normativa è sicuramente il primo passo per evitare di incorrere nel rischio di un reato. Buona giornata a tutti e alla prossima pillola!